Gentili amiche e amici, eccoci al velodromo di Fiorenzuola perché tra pochissimo si comincia. Dal 6 all'11 luglio, quindi da giovedì 6 a martedì 11, è la volta della 20ª edizione della 6 giorni delle rose, manifestazione che appunto da 20 anni unisce ciclismo su pista di altissimo livello a grande spettacolo. Davvero una festa per tutti, per tutte le famiglie, di cui andremo a spiegare i dettagli in questo daily. Come vedete, questa è la puntata zero, il daily ci accompagnerà e vi accompagnerà in tutte le serate della 6 giorni. Qui accanto a me Claudio Santi, colui che 20 anni fa ebbe l'idea di far nascere una 6 giorni a Fiorenzuola. Sembrava quasi utopia, che invece prese corpo subito l'anno successivo, ed ora eccolo qua, pronto a dirigere, Claudio, un'edizione comunque sia storica. Sì, credo proprio di sì. Intanto saluto tutti quelli che ci seguono e ringrazio fin da ora a nome di tutti noi, tutti coloro che verranno a trovarci. Credo proprio che sia un'edizione storica e straordinaria, se pensiamo che nelle prime due coppie ci sono i campioni e i vicecampioni del mondo, se pensiamo che nelle ragazze ci sono la Madison e sarà la prima volta come disciplina olimpica, perché è entrata a far parte del programma dei giochi olimpici, delle Olimpiadi di Tokyo, e sarà la prima volta che si guadagna qualche punto per quanto riguarda le donne per questo tipo di gara per i giochi olimpici. Lo fu già nell'Omnium, fu la prima prova a Fiorenzuola in cui si guadagnavano punti per le Olimpiadi, pensate, un piccolo centro del mondo che dà la possibilità, un microcosmo come è il ciclismo su pista, che è comunque una specialità dei giochi olimpici, di fare punti per arrivare fino là, naturalmente attraverso tutti i passaggi che poi occorrono per partecipare alle Olimpiadi. Però si parte da qui, se volessimo a dire delle analogie, Elia Viviani si è qualificato qui, dopodiché ha intrapreso tutto il percorso e poi per meriti suoi, pochi giorni dopo aver vinto la scorsa edizione, ha vinto i giochi olimpici. E quest'anno avremo in pista, come abbiamo già detto, le prime due coppie del mondo, i campioni e i vicecampioni del mondo. E allora adesso andiamo a conoscere le coppie, ma ricordiamo, perché ovviamente non abbiamo la pretesa che tutti siano esperti di ciclismo su pista, ma Fiorenzuola è anche un modo per avvicinare appassionati e non a questa bellissima disciplina. Esiste, continua ovviamente, la tradizionale 6 giorni a coppie, 20 però, coppie. Però scusami Alberto se ti interrompo, come stai dicendo tu, esiste la tradizionale 6 giorni coppie? Io direi che in tutti questi anni, per te è il decennale, se non sbaglio è per me il ventennale, ma questo voglio dire, riguarda anche l'età dei due commensali a questo tavolo, intesi come commensali di ciclismo. Ma oggi sì, sarebbe più logico il significato i 6 giorni delle rose piuttosto che la 6 giorni delle rose, perché comunque tutti i giorni poi ci sono delle gare di classe 1 UCI che danno questi punti di cui abbiamo parlato. Naturalmente tutti i giorni c'è anche la classica 6 giorni a coppie che da 20 anni illumina il velodromo con il giro lanciato e l'americana. Lo ricorderò anche dopo, ma lo faccio subito in modo che possiate orientarvi al meglio. Il programma completo è su www.fiorenzuolatrack.it, come vedete appunto in sovraimpressione, per avere tutte le informazioni. Poi quando verrete al velodromo, sempre ad ingresso rigorosamente gratuito, qui c'è la voce dello speaker che io dico, vabbè, possiamo dire più bravo d'Italia, uno dei più bravi d'Italia, dai, perché se no sembriamo di parte, Stefano Bertolotti, che vi racconterà benissimo per filo e per segno, vi spiegherà molto chiaramente quello che succederà, quindi non abbiate paura di non capire, perché con Stefano è impossibile. Quando lo pensavamo e lo dicevamo noi, naturalmente non ci credevano gli altri. Probabilmente adesso non lo pensiamo e non lo crediamo più noi, però lo pensano tutti gli altri. Lo speaker del Giro d'Italia, oltre che essere un amico e per questo ci permettiamo queste battute, anche lui ha il ventennale. Eh sì. E allora andiamo a vedere anche con l'aiuto della grafica quelle che sono le 20 coppie. Partiamo come tradizione dalla 20ª, una coppia formata da un atleta della Repubblica Ceca che è Tomas Kapek e da un atleta cileno che è Antonio Cabrera, vestono la maglia della Top Forex. Numero 19 per la coppia irlandese con maglia della Metronotte Piacenza, composta da Ryan Fintan e Mark Potts. Sulla 20 un ragazzo giovanissimo, Tomas Kapek della Repubblica Ceca, un ragazzo esperto, Cabrera dal Cile, una coppia inedita di due continenti differenti, oltre che è una delle pochissime coppie miste dell'edizione.
Gli altri due sono ragazzi irlandesi, il ciclismo irlandese sta crescendo molto, fra l'altro nei giorni scorsi è stato corso il Gran Premio d'Irlanda a Berlino in un velodromo all'aperto di classe 1 e a Dublino, a Dublino non è facile correre all'aperto. Questi ragazzi irlandesi sono arrivati a vincere non questi due, ma hanno vinto la Coppa del Mondo di Cali, sono in 4, poi li vedremo. Sì. Coppia numero 18 per due atleti russi in maglia della SPA di Luka Kovice, magari tu mi correggerai perché qui siamo in Repubblica Ceca, quindi no, faccio fatica anche io, Luka Kovice, ma faccio fatica non è anch'io. Facile, comunque, e Yakimo sono due centri termali di questa SPA. E questa è composta da Kirill Svechnikov, che è un atleta che ha vinto tanto in campo internazionale, e da Dmitry Strakov, anche questi due atleti russi che comunque diranno la loro, avranno una parte in questa gara. Le terme sono state fondate dall'Unione Sovietica, oggi naturalmente vedi, allora, che c'è un... non è più un abbinamento così chiaro. Coppia statunitense, la numero 17 della Hope Sports, che è un'associazione benefica di cui fa parte il nostro ormai amico Guy East, che correrà con Zachary Carlson. L'ultima corsa della sua vita di Guy East. Esatto. Porta la maglia dell'associazione di cui è stato uno dei fondatori. Esatto. Coppia austriaca, quella con il numero 16, composta da... No, scusa, mi correggo, coppia australiana, quella della Padana Impianti, con il numero 16, Alexander Porter e Rohan Wight. Sono campioni del mondo dell'inseguimento a squadre, assieme ai due che presenterai dopo. Due atleti molto, davvero da tenere. Possono essere la sorpresa, sì. Possono essere la sorpresa. Degli dipende outsider. Come andrà la corsa, esatto. E come andrà Cameron Meyer, che presenterai dopo. Coppia invece numero 15, tutta italiana, prima coppia italiana, con la maglia della Centro Ufficio Inside, quella composta da Tiglio Viviani, che è fratello di Elia, ma è un corridore già nel giro della nazionale, con un palmarès che comincia a essere di tutto rispetto nonostante la giovane età, e un altro atleta giovanissimo, primo anno da Under 23, Matteo Donegà, fatto molto bene da juniors, quindi siamo contenti di avere una coppia così giovane, perché questa sarà sicuramente un'occasione di crescita. Facendo un pronostico, se correranno come conosco Donegà e Viviani con il loro entusiasmo, penso che saranno i più amati dalla tribuna, ragazzi sempre all'attacco, i più giovani in pista, italiani, prevedo una coppia frizzante e molto amata dal pubblico, naturalmente fuori dal podio, ma prevedo una bella sorpresa. Si faranno notare. Coppia che invece può puntare tranquillamente al podio, la numero 14 dalla Svizzera in maglia Tronis Evans, quella composta da un giovane interessantissimo Frank Paske con un corridore esperto e comunque forte già sul podio a Fiorenzuola che è Loic Perizzolo. Sì, penso che entrambi abbiano vinto un titolo europeo, sì, sì, sì. Però andare sul podio in questa edizione è molto molto difficile. Difficile, sì. Sono due ragazzi molto talentuosi. Perizzolo corre benissimo e Paske è molto forte, però insomma andare sul podio non sarà facile. Non sarà facile. Coppia dell'Arda Natura numero 13, coppia franco-svizzera composta dal francese Joseph Berlin-Semon e dallo svizzero Gael Sutter, che ha partecipato all'Omnium, alle Olimpiadi di Rio, quindi insomma partecipare alle Olimpiadi vuol dire essersi qualificato ed è davvero tanta roba. Vale lo stesso discorso della coppia di prima, una coppia che corre molto bene, Gael Sutter ha vinto anche lui un campionato d'Europa, Joseph Berlin-Semon è un ragazzo francese molto bravo, sta molto bene in pista, non deluderanno, ma comunque stai presentando delle coppie in cui è molto bene. Difficile competere. Torniamo all'Irlanda con la coppia numero 12, maglia della Morion Offre, quella composta da Felix English e Mark Downey. Vediamo. Felix ha vinto a Cali la Coppa del Mondo. Questa è una coppia che punta ad inserirsi. Coppia argentina, quella con la maglia dell'Assi Prime, il numero 11, composta da Facundo Crisafulli e Diego Valenzuela. Non li conosciamo, sono oltre continente, sono selezionati da un tecnico italiano che è Cristiano Valoppi, molto bravo. Vediamo se saranno la sorpresa, per ora non sono conosciuti, partono con grande vantaggio di poter fare la loro gara. Col numero 10, una coppia esperta che ha vinto tanto in campo internazionale ed è stata spesso a Fiorenzuola, con la maglia della Caffera Menzoni, Giri Hockmann e Martin Blah. Una coppia fortissima, però dipende, in questi anni insomma hanno perso un po' di smalto, una coppia fortissima. Grande Hockmann esperienza. E Blah.
hanno vinto i campionati d'Europa in coppia insieme, è andato su, più volte sul podio dei campionati del mondo, una coppia fortissima, di grande esperienza, corrono benissimo, però non so se a Fiorenzuola quest'anno ci sia lo spazio per inserirsi per la lotta per la vittoria. Altra coppia di nazionalità mista, ed è qui c'è una novità, perché è quella della Pavinord con il numero 9, composta dal greco Christos Volikakis, che finora qui aveva fatto sempre, è sempre stato un velocista, quindi gare delle discipline come Keirin, velocità individuale, con il ceco Ludo Kliknovski. Qui ne vedremo delle belle. Possono vincere e arrivare diciottesimi. Volikakis mi ha sorpreso volendo fare questo omnium. E però mi ha sorpreso ancora di più quando ha iniziato a farlo, perché ha cominciato a vincerli. A Mosca, a Prost, a Brno. Però Fiorenzuola è una corsa molto molto più dura. Sicuramente ha il grande vantaggio del giro lanciato. Cioè lui prenderà tantissimi punti nel giro lanciato e perciò... parte con gli abbuoni. Dipende quanto si incendieranno le americane quando attaccherà Cameron Meyer. Coppia ucraina con il numero 8, maglia della Bussandri, quella composta da Roman Gledish e Vitaly Riniv. Tra l'altro Gledish l'anno scorso ha vinto anche una delle prove di classe 1, quindi ha un La sorpresa dello scorso anno, una grande corsa in maglia Bussandri lo scorso anno, e per questo abbiamo deciso di ridarli alla famiglia Bussandri, una famiglia che cura tutto molto bene, una famiglia che assieme alla professionalità mette dentro la passione e l'affetto. E ripartiamo da questa coppia di ragazzi che l'anno scorso prese la maglia Bussandri dopo la prima serie, la portò al quinto posto nella classifica finale. Perciò l'anno scorso furono la sorpresa, aspettiamo conferme. Qui entriamo nella zona calda delle coppie super favorite, quella col numero 7, maglia Alutecno, azienda tra l'altro che ha seguito la 6 giorni fin dall'inizio, quella composta dal bicampione olimpico dell'inseguimento a squadra Steven Burke e dal recordman della pista nel giro lanciato Kian Emadi. Una coppia che sulla carta è micidiale, perché anche Emadi parte da un grande vantaggio sul giro lanciato e Steven Burke ha vinto due Olimpiadi. E Emadi, fra l'altro, poi nell'inverno si è cimentato nell'inseguimento squadre con grandi successi, ha vinto anche una prova di Coppa del Mondo, se non sbaglio. Insomma, è una coppia micidiale, ma l'unico problema che hanno è che ce ne sono delle altre micidiali. Altra coppia italiana comunque da tenere d'occhio è quella del Salumificio La Rocca, maglia numero 6, composta da uno dei due vincitori della passata edizione, Michele Scartezzini, in coppia con Francesco Lamon. Fortissimi. Terzi nel campionato del mondo di inseguimento squadre, Scartezzini ha vinto la 6 giorni l'anno scorso, è arrivato secondo 2 anni fa qui a Fiorenzuola, e Lamon è arrivato secondo 2 anni fa con Scartezzini. Tornano in coppia con gli amici del Salumificio La Rocca, è una coppia fortissima, certo che quest'anno è durissima. Coppia numero 5, tutto olandese per la Ferrix Soluzioni per l'edilizia, quella composta da Roy Efting e Wim Strooting. Una coppia molto esperta, questa. Sì, aspettiamo sorprese, è difficile da capire questa coppia. Strooting è stato per alcuni periodi un corridore fortissimo in pista e puntano diritto a Tokyo. Efting è un grande esperto della Madison. Non lo so, devo vederli la prima sera. Strooting addirittura ha corso in coppia alcune gare con Terpstra, che ha vinto una Parigi-Roubaix addirittura. Terpstra, perciò insomma, corridori fortissimi, tutto da vedere. Vedremo nelle prime 2 sere cosa succede. Questa è la coppia numero 4 della BFT Borzoni, l'altra coppia svizzera sulla carta, quella più forte, composta da Tristan Marguet e Terry Scheer. Coppia più forte della Svizzera. Della Svizzera, ovviamente, sulla carta, perché poi lo dirà la pista. Comunque Marguet ha vinto già la 6 giorni, è un atleta abbastanza esperto, ha 30 anni in campo internazionale, ha un bel palmarès. Terry Scheer è un 93, ma che sta emergendo molto molto bene, ha già anche lui un palmarès di tutto rispetto. Ma anche questa è una coppia che può puntare al podio, almeno anche alla vittoria, perché Marguet farà punti nel giro lanciato. E comunque nell'americana sono forti, Scheer sta stare molto bene in pista, credo fortissimo, ha vinto il campionato europeo anche lui. Una coppia molto forte, vedremo cosa dirà la pista.
Un'altra coppia davvero forte, quella polacca con la maglia della Rosti numero 3, quella composta dal campione del mondo in carica dello scratch Adrian Teklinski e dal campione europeo 2015 della corsa a punti sul podio anche agli ultimi mondiali della stessa specialità, Wojciech Szkolarski, che qui insomma a Fiorenzuola è già la penso terza o quarta volta che viene. Qualche mese fa, o pochi mesi fa, due penso in aprile, Szkolarski è arrivato terzo nel campionato del mondo della corsa a punti, Teklinski ha vinto il campionato del mondo dello scratch, perciò insomma tutti e due nei primi tre del mondo, una coppia che nell'americana quando interpretano bene la corsa volano, qui volano in tanti. Sì. Rossetti Market dà il nome alla coppia numero 2, una tra le altre coppie favorite, ma favoritissime, quella composta da Cameron Mayer, ormai una leggenda già vivente direi del ciclismo su pista, campione del mondo in carica di due specialità, e Callum Scotson, anche lui campione del mondo nell'inseguimento a squadre in carica. Cameron Mayer è il corridore più forte del mondo di ciclismo su pista, è arrivato primo nella corsa a punti, secondo nella Madison e primo nell'inseguimento a squadra ai recenti mondiali. In alcuni anni li ha vinti tutti e tre contemporaneamente e questo la dice lunga su quanto sa stare in pista continuamente all'interno degli stessi mondiali in discipline completamente diverse. E Callum Scotson è il suo partner ideale, penso la coppia super favorita, farà fatica nel giro lanciato, anche se il mio amico Marco Villa mi ha detto attenzione che Mayer va forte nel giro lanciato, farà fatica nel giro lanciato, non so quando decideranno di incendiare la corsa, Mayer sarà uno spettacolo pazzesco. Numero 1 e bellissima maglia con l'arcobaleno, perché loro sono i campioni del mondo, maglia della ACEF per i francesi Morgan Kneisky e Benjamin Thomas, ovviamente campioni del mondo dell'americana in carica, ma Thomas ha vinto anche, pensate, sempre a Hong Kong 2 mesi e mezzo fa il mondiale dell'Omnium, Kneisky ne ha vinti 4 comunque di mondiali, è un atleta un po' più esperto, Thomas pensate solo un 95, quindi se tutto va come deve andare vincerà tanto 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 in futuro. Allora, se Mayer attaccherà, troverà Thomas. Nel campionato del mondo, tutte le volte che ha attaccato, ha trovato Benjamin Thomas che lo rintuzzava e poi lo attaccava anche. Benjamin Thomas è arrivato secondo l'anno scorso alla Stagione delle Rose, proprio con Kneisky, e ha vinto il campionato del mondo dell'Omnium e il campionato del mondo della Madison insieme a Kneisky. Ha il partner più forte del mondo. Ogni 2 anni vince l'americana. Kneisky ha vinto i campionati del mondo della Madison in coppia con Brisse, poi le ha vinte in coppia con Cocard, con Brian Cocard, e poi le ha vinte in coppia con Benjamin Thomas. Vuol dire che è un partner fantastico. Ogni 2 anni vince i campionati del mondo e l'anno scorso è arrivato secondo. Ha vinto anche un campionato del mondo individuale, il campionato del mondo dello scratch. Cioè, Morgan è un ragazzo, oltre ad essere un bravo ragazzo, è un ragazzo che ha vinto 4 campionati del mondo e è andato sul podio più volte. È il più forte corridore della Madison che esiste oggi al mondo. Vincere con 3 partner differenti, bisogna essere nella Madison il più grande di tutti. E ha in coppia il più grande corridore del mondo di questo momento, Benjamin Thomas. Attenzione, attenzione. Cameron Mayer oggi è considerato dal mondo un gradino più forte ancora di Benjamin Thomas. Non so quando attaccherà Mayer, come lo farà e come Benjamin Thomas, come nei mondiali, diventerà il suo incubo. Certo, quando si incendierà questa corsa sarà molto bella, straordinaria. Sì, sì. Ci potete seguire anche qui sul canale YouTube della 6 giorni, lo vedete in sovraimpressione, potrete seguirci in live streaming tutte le sere. Claudio, abbiamo presentato tutte le maglie delle coppie, ma quella più ambita ce l'abbiamo qua. È la maglia Cider Pighi, quella la maglia bianca che vestono al termine di ogni sera i leader della classifica e la portano ovviamente nella serata successiva. E Sava Sandir, la più importante, sarà quella che vestiranno quest'anno. Ci saranno 2 maglie bianche in pista, a meno che i campioni del mondo diventano anche leader. Lì hai preparato una soluzione particolare o sarà maglia bianca? No, sarà maglia bianca, sarà maglia bianca. Non so se nel caso non siano Thomas e faremo vestire le maglie verdi tradizionali dell'ACE. Io credo che la maglia di campione del mondo non si fa mai scendere dalla pista. Credo che comunque viaggeranno talmente in testa che non avranno tanti problemi a riconoscersi. E poi sono 2 coppie di un'esperienza che chiaramente lasciano poco agli errori.
Claudio, campioni del mondo in pista, perché la maglia iridata la vedremo tutte le sere. Avremo un programma appunto di gare di classe 1C che vedrà, pensate, sempre i campioni del mondo in carica della specialità. Si parte giovedì 6 con appunto Neisky e Tomà nella gara di classe 1UC. Si procede il 7 con la corsa a punti in cui Cameron Meyer appunto vestirà la maglia iridata. Il 7 sempre con lo scratch per donne elite con Rachele Barbieri, questa ragazza che abbiamo visto crescere anche su questo velodromo, che ha vinto il mondiale dello scratch. Sabato 8 l'omnium femminile con la britannica Katie Archbold, fortissima, che ha vinto tantissimo in carriera, tra cui ori olimpici. Domenica 9 con l'omnium maschile con appunto Benjamin Thomas. Lunedì 10 con lo scratch maschile con il polacco Teklinski e poi domenica 9 avremo l'Omnium con Elia Viviani, campione olimpico di Rio, che torna a Fiorenzuola, correrà il suo primo Omnium da campione olimpico e sarà davvero un Omnium di altissimo livello. Sei giorni, l'abbiamo detto, tutti i giorni la maglia una maglia di campione del mondo in pista. Cioè, sarà bello vedere sempre l'arcobaleno. Voglio ringraziare Rachele Barbieri. Ha fatto un messaggio eccezionale per la presentazione della Sei Giorni, una ragazza stupenda in tutti i sensi della parola. E Martina Alzini, sul suo sito martinaalzini.it, ha dedicato un pezzo del suo sito alla Sei Giorni delle Rose che sta arrivando. Questa la dice lunga su quanto Martina tiene a Fiorenzuola. Tutte avranno delle grandi avversarie, da Archibald, eccetera, eccetera, però queste ragazze giovani. Giorgia Bronzini, che scenderà in pista lunedì e martedì, la nostra campionessa assoluta. Poi abbiamo tre giovani italiane fortissime a livello internazionale, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster e Chiara Consogni, davvero tre. Tutte in pista. Tutte in pista, davvero ci sono titoli a non finire, ma soprattutto grandi prospettive per il futuro. L'abbiamo detto però, la Sei Giorni non è solo ciclismo su pista, e allora andiamo a scoprire nel servizio di Leo Trespi di quello che sarà la parte dedicata agli spettacoli. Non solo ciclismo, le Sei Giorni uniscono da sempre sport e spettacolo, abbinamento che non fa certo eccezione a Fiorenzuola, dove da giovedì prossimo 6 luglio a martedì 11 andrà in scena la 20ª edizione della Sei Giorni delle Rose internazionale. Per 6 serate, infatti, ai grandi campioni del ciclismo su pista si alterneranno spettacoli di vario genere, mentre il velodromo Attilio Pavese ospiterà in modo permanente alcuni eventi collaterali. Il tutto in una manifestazione che anche per quest'anno conferma l'ingresso gratuito. Si parte giovedì con la prima serata che, come ormai da tradizione, vedrà lo show dei fuochi d'artificio musicali dei maestri Bernocco, che concederanno il bis anche il termine dell'ultima sera. Proprio nel corso dell'ultima sera, l'11 luglio, si esibirà l'artista più atteso, il cantante Povia, che proporrà alcuni dei suoi brani più celebri. Vincitore del Festival di Sanremo nel 2006 con la canzone Vorrei avere il becco, divenne famoso già l'anno prima con I bambini fanno oh. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Il cantante milanese si aggiunge tra l'altro alla lista di artisti vincitori a Sanremo che si sono esibiti a Fiorenzuola nell'ultimo decennio. Anna Oxa, Franco Califano, Fiordaliso, Riccardo Fogli, Silvia Mezzanotte, Fabrizio Moro e Annalisa Minetti. Musica anche nella serata di venerdì con l'orchestra dei Fratelli Bardelli. Tra le conferme di questa edizione anche il gruppo di ballo On Dance che si esibirà tutte le sere e il concorso di bellezza Miss Sei Giorni delle Rose e Miss Motors promosso dalla nuova futura immagine Il Sogno di Salso Maggiore. È un ritorno invece quello della cantante e showgirl bolognese Cristina Cremonini, già da 6 giorni 5 anni fa, che sarà tra le animatrici del velodromo in tutte le 6 serate. Tra gli eventi collaterali, oltre a stand e bancarelle, il circolo filatelico numismatico del collezionismo propone una mostra sulla storia del ciclismo su pista internazionale, ma anche uno speciale annullo postale legato alla 20ª edizione della Sei Giorni delle Rose. Sarà poi sempre possibile visitare il Museo Attilio Pavesi, struttura permanente all'interno del velodromo che illustra la storia del campione olimpico di Los Angeles 1932 e quella del velodromo a lui dedicato. Altra novità di quest'anno è il parco Mele Verdi per i più piccoli, a cura del personale specializzato della cooperativa Mele Verdi di Fiorenzuola, così che tutta la famiglia possa godersi la festa. Infine, dal punto di vista gastronomico, è confermatissimo il ristorante nel parterre a centropista, solo su prenotazione al 347-89-266-71, ma saranno a disposizione anche il bar della tribuna e il punto ristoro a bordo pista, dove sarà possibile cenare senza bisogno di prenotazione.
Allora l'avete visto, si parte con i fuochi d'artificio, si conclude con Povia, anche qui ripetiamolo per l'ennesima volta, ingresso sempre gratuito. E i bambini fanno, dice Povia, ma non solo con Povia. Quest'anno abbiamo un reparto, lo dico per le mamme, che fanno giocare i vostri bambini se voi volete andare a vedere la Sei Giorni. Poi potete passare a riprendere le Mele Verdi, che è una cooperativa che fa questo in modo eccezionale, terrà, custodirà i vostri bambini. È la prima volta che lo facciamo, abbiamo trovato queste meravigliose ragazze e venite alla Sei Giorni, potete divertirvi voi e divertirvi i vostri figli. E a proposito di giovani, l'antipasto della Sei Giorni è stata la Tre Serie di Fiorenzuola, belle gare giovanili, combattute, ma soprattutto grande divertimento. Andiamo a vedere allora nel servizio, sempre di Leo Trespidi. Categorie giovanili, grandi protagonisti al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola nei giorni scorsi. Dal 27 al 29 giugno si è voluto offrire un antipasto alla 20ª edizione della Sei Giorni delle Rose internazionale, che dal 6 al 11 luglio si disputerà sullo storico anello del Pavesi. Il Gran Premio Pavinord ha aperto la Tre Serie di Fiorenzuola e ha visto la partecipazione di 140 atleti divisi in 4 categorie. A vincere gli Omnium sono stati Mattia Pinazzi del Torrile tra gli allievi, Sofia Colinelli del Vio 2 Team Pink tra le donne allieve, Diego Ressi della Mincio Chiese tra gli esordienti e Silvia Bortolotti del Vio 2 Team Pink tra le donne esordienti. Pinazzi ha preceduto il compagno di squadra Noa Guarinelli e Flavio Cuppone della Simec Phantom Cicli Paletti. Sofia Colinelli ha primeggiato davanti alle compagne di squadra Giada Natali e Chiara Cavallini. Ressi, tra gli esordienti, ha preceduto di 3 punti Michael Cattani del Torrile e di 10 Manuel Vannucci del gruppo ciclistico Fausto Coppi. Tripletta del V2 Team Pink anche tra le donne esordienti, con Silvia Bortolotti davanti a Greta Bonazzoli e Isabel Fantini. La pioggia ha ridotto ma non fermato la seconda serata con vittorie di Mattia Pinazzi del Torrile tra gli allievi, Diego Ressi della Mincio Chiese tra gli esordienti, Silvia Bortolotti tra le donne esordienti e Giada Natali, donne allieve, entrambe del V2 Team Pink. Pinazzi ha bissato il successo della prima serata con 21 punti, battendo Barbato della Sozzigalli 16 punti e con i Lupi delle Simec 10 punti. Ressi ha nuovamente preceduto Cattani del Torrile, terzo Varrone della Sozzigalli. Tra le donne esordienti, Silvia Bortolotti, tra le premiate anche della prima serata, ha totalizzato 18 punti, 3 in più della sua compagna Giulia Raimondi, mentre terza si è piazzata Chiara Barruzzi della Rare to Factory Team a 4-12. Doppietta del Vio 2 Team Pink con Giada Natali, 26 punti, prima davanti a Sofia Colinelli, terza Elena Lucchinelli dell'Impa San Vincenzo. Chiusura delle gare con il Gran Premio a Lutecno. A vincere gli Omnium sono stati Jacopo Cavicchioli della San Carlese tra gli juniores, Noa Guarinelli del Torrile tra gli allievi, Michael Cattani, anche lui del Torrile tra gli esordienti, Silvia Bortolotti tra le donne esordienti e Sofia Colinelli tra le donne allieve, entrambe del Vio 2 Team Pink. Cavicchioli con 35 punti tra gli juniores ha preceduto Thomas Pesenti del Noceto Nia, 20 punti, e Andrea Macchioni della Simec Phantom, 19 punti. 35 punti anche per Cattani, primo tra gli esordienti davanti a Luca Varroni della Sozzigalli, 19 punti, e Nicola Rossi del Velo Club Pontenure, 14 punti. Negli allievi, Noa Guarinelli ha totalizzato 41 punti, secondo Samuele Barbato della Sozzigalli a 31 e terzo Flavio Cuppone a 17. Silvia Bortolotti ha firmato il Tris, è infatti stata l'unica a vincere nella sua categoria, donne esordienti, in tutte le 3 serate. Il Vio 2 Team Pink ha occupato tutti i gradoni del podio, seconda Isabel Fantini e terza Giulia Raimondi. A vincente la gara delle donne allieve, con Sofia Corinelli che ha totalizzato 37 punti, 7 in più di Giorgia Mosconi, Rare to Factory Team, terza Chiara Cavallini, Vio 2 Team Pink a quota 24. Siamo al termine di questo primo daily, anzi il daily numero 0, perché poi ci ritroveremo su queste stesse frequenze a partire dal 7 per commentare quello che sarà successo il 6, perché appunto giovedì 6 parte la 6 giorni, la potete seguire oltre che dal sito fiorenzuolatrack.it, su Twitter @6giorni, sulla pagina Facebook del velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda, su Instagram con Fiorenzuola _velodrome e su YouTube sul canale appunto 6 giorni delle rose. Hashtag ufficiale SGR, quindi 3 lettere, molto veloce, 6 giorni delle rose. Claudio, aspettiamo davvero un pubblico numerosissimo in queste giornate. E vi ringraziamo già in questo momento per tutti quelli che verranno. A nome del Presidente Gaetano Rizzuto, del Coordinatore Giovanni Compiani e del Capo di tutto e di tutti, Claudio Botti. I social non fanno per lui, ma su questo ci sta lavorando Alberto Dalla Tana. Grazie a tutti, allora continuate a seguirci. Ci vediamo giovedì 6 alla 6 giorni.